Cittadella Cielo vuole essere un villaggio dove si impara a vivere secondo la legge del cielo, l'amore che Cristo è venuto a insegnarci. E ci si prepara al fine di realizzare attivamente centri di accoglienza e centri di sostegno alla vita, piccoli villaggi per bambini di strada, case famiglia, centri di ascolto, telefoni in aiuto, gruppi di sostegno e equip di strada, centri di formazione al volontariato, cooperative sociali, centri per il reinserimento lavorativo, luoghi positivi di aggregazione giovanile, spettacoli, trasmissione, concerti di solidarietà, iniziative di prevenzione e sensibilizzazione, corsi di conoscenza di sé, corsi di formazione per operatori sociali ed educatori, missioni di strada, centri di spiritualità, progetti nei paesi in via di sviluppo e quant'altro la fantasia possa suggerire per rispondere al grido di dolore di chi si trova in situazioni di grave disagio. Sogniamo una piccola città, aperta all'accoglienza dei poveri, dei piccoli e degli ultimi, dove tutti coloro che si sentono soli, emarginati, disperati, possano riscoprire la gioia di sentirsi accolti, sostenuti, amati. La cittadella potrà anche essere un importante centro di raccordo e di collaborazione tra le numerose realtà già operanti nell'ambito del disagio e della devianza e potrà costituire un progetto pilota replicabile poi in altre regioni del nostro paese e in altre nazioni. Il progetto Cittadella Cielo prevede in particolare la realizzazione di case di accoglienza per volontari in formazione, che si impegneranno nei vari settori lavorativi, terapeutici e gestionali, in numerosi corsi formativi e in varie iniziative sociali nell'ambito della prevenzione, del sostegno, dell'orientamento, del contatto con il territorio e i servizi pubblici, del lavoro di strada, della sensibilizzazione. Un piccolo villaggio di accoglienza alla vita, per l'accoglienza e il sostegno delle ragazze madri e dei bambini in difficoltà, le comunità agape, che accolgono i bambini abbandonati, un centro studi e comunicazione per la produzione di materiale informativo e divulgativo, in collaborazione con i mass media, con particolare attenzione a tematiche di prevenzione, un centro di formazione per artisti che consenta di metterne a frutto i talenti al fine di realizzare eventi artistici, musica, teatro, filmati, disegno, eccetera, che siano socialmente significativi e che incidano nella prevenzione del disagio sociale. Un centro di formazione per operatori di strada, un centro di pronta accoglienza per coloro che si trovano in situazione di grave difficoltà, per accompagnarli ed orientarli all'inserimento nelle apposite strutture di accoglienza e di sostegno dell'Associazione Nuovi Orizzonti o di altre associazioni. Un centro di spiritualità e di preghiera, un centro di accoglienza per giovani malati di AIDS e malati terminali. Equip di strada, che si impegneranno nelle zone calde, nelle scuole, nelle carceri, nei luoghi di aggregazione giovanile. Cooperative sociali, per la creazione e l'offerta di opportunità lavorative per persone socialmente svantaggiate. Centri di ascolto e di orientamento. Gruppi di sostegno, un centro polifunzionale di aggregazione giovanile e molto molto altro. Attualmente sono operative due cittadelle in Brasile, una a Quixadá e una a Fortaleza, quest'ultima in collaborazione con 20 associazioni e movimenti che operano nel sociale. In Italia sono cominciati i lavori per l'edificazione della cittadella in un terreno di circa 20 ettari a Frosinone, progetto che la Conferenza Episcopale Italiana ha approvato, riconoscendolo come progetto di priorità nazionale. In Bosnia-Erzegovina stiamo completando la realizzazione di una cittadella a cielo a Zvirovici di Čaplina, nel cantone di Mostar, nella quale accogliere oltre 150 ragazzi e adolescenti che oggi vivono in strada, oppure hanno situazioni familiari particolarmente degradate. I giovani rappresentano il futuro del mondo e a loro vorremmo dare soprattutto amore, dignità e senso del dovere, cercando a tal fine di responsabilizzarli, soprattutto mediante l'apprendimento di attività lavorative. Tra le tante possibili, ne sono state scelte alcune, che riteniamo possano essere apprese con più facilità. Cuoco, pizzaiolo, fornaio, pasticcere. L'esperienza di Nuovi Orizzonti nel disagio giovanile ci ha permesso di strutturare un percorso puntuale che tenga conto delle esigenze del territorio in cui si opera. Dopo il necessario periodo di guarigione interiore ed apprendimento lavorativo, ci attiveremo per realizzare gli opportuni collegamenti con il mondo del lavoro in diversi paesi. Siamo certi che questo progetto sarà di grande aiuto sia per i ragazzi beneficiari che per tutti coloro che prenderanno parte all'iniziativa. Contiamo anche sul tuo aiuto. Grazie di cuore!